Benvenuti a ISE 2014, siete sullo stand NEC, sono Antonio Zuglianello, sono responsabile del sud-est europeo e lo stand di quest'anno, la scenografia che abbiamo voluto creare è proprio quella di una piccola cittadina. All'interno di una cittadina vediamo dei totem dove possiamo trovare la strada dove dobbiamo andare, troviamo la scuola, troviamo i negozi, troviamo la stazione, troviamo tutti quegli ambienti, gli uffici, tutti quegli ambienti che normalmente troviamo e guarda caso all'interno di questi ambienti naturalmente ci sono dei display, in ogni ambiente un display dedicato o più display dedicati per l'ambiente stesso. In ogni cittadina che si rispetta c'è naturalmente l'area cinema, l'area dove ci sono i grandi schermi e siamo in particolare per mostrare tutta la nuova gamma laser. Di laser, proiettori laser ce ne sono di tre diverse tipologie, c'è il laser LED, c'è il laser fosfor e c'è il 3RGB laser. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Noi naturalmente puntiamo principalmente dove c'è la qualità, quindi il laser fosfor. Abbiamo delle macchine da 6.000 ansi lumen, da 12.000 ansi lumen 4K e poi passiamo naturalmente ai top, super top di gamma, dove abbiamo i laser 3RGB, quindi abbiamo una sorgente laser per ogni colore, dove naturalmente la colorimetria è al massimo livello. Stiamo parlando della colorimetria in questo ambito, è molto più ampia di quello che viene normalmente offerto dalle lampade Xenon, quindi qualità all'ottimo livello. In ogni città naturalmente c'è anche la scuola e per la scuola noi abbiamo veramente una soluzione innovativa. Oggi ci sono sicuramente i proiettori ultra short, ma abbiamo il concetto della scalabilità. Io ho il proiettore ultra short, posso aggiungere l'interattività con la penna, posso aggiungere l'interattività con il dito. Quindi ho il multitouch anche su grandissime dimensioni, infatti abbiamo una tecnologia particolare che ci permette di avere delle ampie superfici, quindi delle lavagne molto allargate grazie alla tecnologia blending tra i vari proiettori. Sempre nell'ambito delle scuole abbiamo anche l'introduzione dei monitor multitouch, anche quelli adesso magari hanno ancora un costo abbastanza elevato per essere dei prodotti di massa, ma sicuramente la diffusione e già la domanda sta crescendo in maniera notevole. Noi lavoriamo con tre tecnologie multitouch: l'infrarosso, la camera ottica e la shadow sense. Lo shadow sense è sicuramente quella più precisa, più pratica, anche perché ci offre diverse opportunità. Possiamo selezionare qual è l'area che vogliamo che sia touch, possiamo avere tutta la superficie touch. Il touch non è influenzato negativamente da lampade che possono colpire il monitor, mentre normalmente con tecnologie tipo quella degli infrarossi ci possono essere dei problemi. Quindi anche qua una gamma ampia per soddisfare tutte le varie esigenze. Ogni città deve essere controllata, ogni ambiente deve essere controllata e NEC naturalmente è anche leader nell'ambito delle control room. On top ai display offre delle soluzioni software per control room e quest'anno abbiamo una grande novità. Nell'ambito del software abbiamo la possibilità di avere la ridondanza della stazione di controllo e di gestione dei video wall. Questo ci permette, in caso anche di emergenza dove cade per qualche ragione un server, la ridondanza ci permette di non perdere mai i dati, di non perdere mai il controllo di quello che sta succedendo. Quindi anche in questo ambito NEC è particolarmente innovativa. E siamo in uno studio televisivo. Nello studio televisivo abbiamo la possibilità di lavorare sì con i video wall tradizionali, ma oggi ci sono anche ormai 2 mm LED che ci permettono di evitare di avere le righettine tra i vari schermi. Abbiamo naturalmente i 4K, noi per i 4K large format display in realtà abbiamo sicuramente il 98 pollici, l'85 pollici, il 65 pollici. Ma scendiamo anche nella post-produzione, possiamo avere 32 pollici 4K, 24 pollici 4K, quindi abbiamo veramente un'ampia gamma di prodotti.